Ciao ragazzi, io sono James, bentornati su Winter Quartering. Oggi torniamo nel Sussex, England, 14 maggio 1264, battaglia degli US. Lo facciamo con Norman Conquest, serie Man of Irons, dai che andiamo. Selvaggia, che copertine. Allora, battaglia degli US, qua ormai siamo di casa in sti posti. Se volete sapere tutto sulla battaglia, mi raccomando, come sempre, rubrica The Story Behind, puntata di In the Name of Justice. Abbiamo analizzato tutta la campagna e la battaglia con il titolo di White Dog Games. Un attimo, un'occhiata al campo di battaglia. Allora, abbiamo le Hoffman Hills, il nord è di là, gli US è di qua, quindi di qua c'è anche un po' il palude, River Ouse, là dovrebbe essere strada per Fletching, qua andiamo a Brighton, questa è la collina di Hoffman e dovrebbe essere la Harry Hill, dove sono disposti i baroni. Andiamo qua, il nostro signor Simon de Montfort, Earl of Leicester, overall commander. Vediamo che qua cominciamo a avere gente seria, bella pompata, ci piace. Sul fianco destro abbiamo il figlio Sir Harry de Montfort, abbiamo Gloucester, il gattino del centro, e Seagrave sulla sinistra, quindi tutto bene, disposizione corretta. Vediamo che qui nel lato dei Royalist abbiamo The Lord, The Prince Edward, quello che sarà il nostro The Hammer of the Scots in futuro. Posizione avanzata con tutta, praticamente tutta la cavalleria pesante dei Royalists. Nelle retrovie abbiamo Richard Cornwall e sul fianco sinistro King Harry the Third, che è stato anche l'ultimo ad arrivare. Ricordiamo The Lord Prince Edward è stato subito il primo a caricare, a disporsi, e non è riuscito a contenere il furore. Ha caricato a testa bassa sui baroni, non aspettando lo schieramento totale dell'esercito, che comunque era stato colto di sorpresa da una micidiale marcia notturna dei baroni, per disporsi a prendere l'altura subito al di là degli US. Per quanto riguarda i terreni, abbastanza dritta la cosa, non ci sono robe particolari. Abbiamo gli esagoni clear, abbiamo la road, ci costa sempre uno, l'unica chiave tattica a differenza è la uphill, costa più uno a salire su un livello dell'elevation. Vediamo, abbiamo tre livelli di terreno e ovviamente anche un malus al combattimento di meno uno, quindi la chiave tattica sarà questa. Ovviamente coincide in vittoria, i Royalist la danno a gambe a 22 fly points, i baroni invece a 25. Fazione Time saranno i Royalists, Time sul 12. Regole speciali dello scenario: la prima battle che sarà attivata dovrà essere quella del The Lord Prince Edward, il nostro principe Edoardo, obbligatoriamente. E teniamoci la storicità, noi la faremo caricare subito senza fare robe game, farla tornare indietro eccetera, che questa è una cosa che comunque non mi piace, che si potrebbe anche fare. Altra regola: ogni volta che un'unità dei Royalist conseguirà un risultato retired o eliminated, dovrà tirare, fare un check con un dado per vedere se la inseguono fuori dal campo di battaglia, ovvero una pursuit. La battle di Edoardo, con un tiro da 0 a 9, quindi praticamente sempre, inseguirà l'unità fuori dal campo di battaglia. Però ogni valore di armatura verrà utilizzato come un modificatore positivo, quindi anche se è negativo, al contrario, un meno 1 sarà un più 1, oppure se l'unità in stack con Edoardo gli dà un più 1.
per questo tiro, quindi se fa più di 9 non la insegue fuori dal campo di battaglia. Le altre battles invece tireranno con un tiro da 0 a 5. Qualora si verificasse un pursuit, le due unità vengono eliminate, però quella dei baroni viene conteggiata nel flight point track, mentre quella dei royalist no. I baroni invece non sono soggetti alle regole del pursuit, quindi sono leggermente favoriti in questo scenario, però i royalist hanno più truppe e più tiro, più cavalleria, ma la cavalleria vediamo che fine fa, com'era stato. Però i baroni sono più svegli, ragazzi, perché hanno leader più forti, più validi. E oltretutto hanno 4 seizure markers, mentre i royalist ne hanno solo 2. Allora com'è che faccio io che gioco in solitario? Quindi livello tutti, adesso i baroni hanno pescato un seizure negation e quindi vedete loro hanno 2 questi, quindi tolgo già via il seizure negation e un seizure opportunity che si presume le userebbero. Buon dai, quindi andiamo di first activation, sono tutti in comando, quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, andiamo da girare, punto in più qui perché siamo andati uphill, anche con the Lord Prince Edward, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambiamo facing, in questo cielo facciamo 1, 2, 3, 4, 5 e spariamo subito qui, non abbiamo nessun modificatore, a 2 hex di distanza 0, sempre se fossimo adiacenti avremmo più 1, un 2, non abbiamo fatto un tubo, vediamo di completare charge, quindi questo va qua, niente reaction fire, siamo di fianco, Lord Prince Edward si prende reaction fire, va bene, un 3 più 1, 4, un effect, qua ci siamo incartati perché questo non ha più linea di vista qua, quindi niente, pazienza, quindi carichiamo con questo, si prende reaction fire, 0 più 1, un tubo, e quindi questo va qua, si prende anche lui reaction fire, un 5, è un 5, diventiamo disorder ragazzi, quindi dobbiamo fare shock, uno sciocco, e con questo andiamo qua, bene, andiamo a risolvere. Oh, qua 2 contro 1, modificatori vari, weapon system matrix, mounted man of tarps contro l'archer, abbiamo un più 3, defender shock defense, un altro più 2, già un più 5, strength advantage, sì, più 1 perché siamo 2 contro 1, terrain, sì, abbiamo meno 1, quindi andiamo a più 5, un altro meno 1 perché siamo mossi prima di caricare, più 4, però stiamo caricando con un leader, quindi 5, più il carisma del leader, sì, altro più 1, abbiamo un più 6, più lo stiamo caricando per più fronti, che abbiamo un più 4, abbiamo un più 10, quindi 1000, non serve neanche tirare, ma tiro lo stesso perché abbiamo fatto il massimo. Charge combat table, defender resorted, retreat 1x, attacker continue attack, bomba, intanto adesso che c'è un misprinting del counter qua, non ha neanche la D del disorder dietro, vabbè, però si vede che è più debole. In continue attack andiamo con il leader, non si cambia il facing, sul continue attack con il leader perché dato che abbiamo meno 1 abbiamo almeno abbiamo un più 1 del carisma, no, del Lord Edward. Qua abbiamo un più 2, un più 3 del weapon matrix, meno 1 perché stiamo caricando che abbiamo mosso, bomba anche qua, retreat, defender resorted, retreat, ma non ha spazi per retreat, sì, in realtà ce l'ha di qua perché questa è una unit che fa fire, quindi ti puoi ritirare attraverso, però succede così, così che è meglio, e questa è dato che era già disordered, ragazzi, il counter è misprinted qua, se ci passi in mezzo diventa retired, quindi la mettiamo adiacente allo standard perché abbiamo un retreat path, lo standard sotto il demon ford, ragazzi, pianino, retired, questo deve fare advance, continue attack, boh, qua contro i pike, questo è in shock, siamo disordered, siamo obbligati a dichiararlo ovviamente, meno 2 perché siamo disordinati, abbiamo meno 1 perché abbiamo mosso prima di caricare anche se non stiamo caricando, meno 2 quindi siamo meno 3, siamo disordinati, più 1, qua quindi è un meno 2, contro i pike ma abbiamo 0 di bonus, quindi è un meno 2 ragazzi, in shock, uno 0, meno 2, cioè qua abbiamo fatto schifo, attacco disordered, retreat 1x, se sei disordered presti disordered, quindi retreat 1x, ultima carica, abbiamo un più 1, meno 1 perché abbiamo mosso, un 8, bomba, anche questa è defender resorted, retreat 1x, attack continue, boh, andiamo a risolvere continue attack, quindi questo va via perché non ha nessuno davanti, lui attaccare lui perché il facing è così, e qua abbiamo è uno shock col meno 1 dell'attack continuo, quindi praticamente abbiamo un meno 1, 8 meno 1, bomba, un 7,
quindi è disordered. Oh, adesso andiamo qui, lui deve fare due combattimenti, perché ha due unità in fronte. Qua è un'unità a cavallo, retreat before combat, non possiamo farla, è un'unità di cavalleria, neanche non vorremmo farla a sto punto. Counter charge niente, perché qua questo è un attacco in shock. E va bene, dai, risolviamo prima contro questo, che quindi abbiamo un meno 1 e un meno 2 e un meno 3 perché siamo in inferiorità numerica. Quindi 9-3, dai, poteva andare peggio, eh. E Defender Disordered, bisogna tirare anche per la Leader Casualty, Seagrave. Un 7, Leader Dies, Seagrave ci ha lasciato, ragazzi, calpestato dall'irruenza dei cavalieri Sir Edward. Quindi poi ci arriverà il rimpiazzo di Seagrave. L'altro combat, e qua abbiamo un più 2 e meno 1 e meno 1 perché siamo inferiori, quindi più 0. Ragazzi, si è già disordered, è retired. Oh, dobbiamo tirare per il pursuit. Ok, ovviamente l'unità se ne va, e se ne va anche quella del Montfort. Quella del Montfort però è avanti qua nei fight point track. Potenza, vediamo se riusciamo a fare una continuation con un po' di gente. Io direi che i baroni provano a spendere una seizure opportunity per provare a prendere l'iniziativa. Quindi un 2 ce l'hanno fatta. Proviamo a attivare il signor Gloucester, tanto per avanzare un po' di robe, perché ragazzi, è importante prendere sto costone e poi affrontare tutte queste fanterie con un vantaggio. E intanto proviamo anche a rompere un po' le scatole qui. Potremmo fare un 2, 3, 4, 5. Intanto spariamo a sto arciere qua, che così non ci fa neanche return fire. Un 9, perfetto. Disordered. 1, 2, 3, 4, 5. Adesso ci fa return fire. Ne abbiamo fatto 5, lui ha fatto 0-1, quindi questo è retired. Dai, lo mettiamo sul standard. Come Sigrid è spacciato, noi prendiamo andare avanti. 1, 2, 4. Proviamo a fare la continuation con Harry de Montfort. Niente, direi con la free activation loro eroi stati con la battle di Harry the Third. Che sono ciao, qua stiamo impiantati, che non hanno effectiveness. Questi leader qua sono lentissimi. Vogliamo fare una continuation con Prince Edward, che lui ha 5 sicuramente. Baroni, ah, niente, cavolo, non ce la fa, incredibile. Tiriamo Harry con Ford. Ragazzi, tiri per fly point track non li faccio neanche perché siamo troppo bassi al momento. Non ha senso. 1, 2, 3, 4. Dobbiamo fare 5. Questo lo mettiamo qua, così siamo a 5 dal prossimo. Proviamo ad attivare di nuovo il nostro cluster. Bomba 4. Abbiamo il meno 1 del Montfort. Quindi andiamo con la battle di cose. Proviamo a fare continuation. 2, poi abbiamo il meno 1 del Monfi. Quanti tutta forza qua? 4. Attiviamo Simon del Montfort che ha 5. Perfetto. Guardate che roba i baroni. E voilà. Vediamo se riusciamo ad attivare Gloucester di nuovo. Difficile perché abbiamo un più 2 adesso. Un più 2 però sì, ce la facciamo perché lui ha 4. Avanziamo ancora. Vediamo, adesso abbiamo un più 3. Riproviamo ad attivare cosa. Niente. Attivano Corwell, quindi avanzeranno. Adesso provano per Battle di Henry, che non ce la fa, sta impiantata. Quindi ripassa i Barons. Vedete, sono svegli i baroni. Quindi attiviamo quella di Henry qua. Un Ford. Ok, proviamo a riattivare Gloucester. Bomba! Posizioniamo al meglio. Non è che bene, però è andata bene di baroni. Proviamo ad attivare il Montfort. 2, bomba! Ci qua. A questo punto proviamo ad attivare Seagrave. Seagrave però a 3. Già un più 2, già infatti. Quindi via qui Royalist. Ora i Royalist, sì, perché ormai la posizione l'hanno persa. Quindi proviamo magari con Cornwall a finire un po' la situazione, provare a fare una roba del genere. Uno col crossbow, andiamo qua, proviamo a tirare qua. Devo dire un 4, abbiamo fatto un tubo. 1, 2, qua facciamo 4, proviamo a tirare qua. Abbiamo fatto un 9, ragazzi. Questo è disordered. 4, vabbè, qua ci prendiamo reaction fire. 4 più 1, 5, siamo adiacenti. Sì, disordered. Tiriamo su un arciere, ci fanno reaction fire e il return fire. Prendiamo noi col 9, sono disordered. E anche noi siamo disordered. Qua, 3, 4. Signor Richard, andiamo qua. Andiamo a dichiarare gli shock. Oh, shock dichiarati, andiamo a risolverli.
puntata. Allora, risolviamo prima questo, perché sennò se questo si deve ritirare nello spazio, vediamo. Allora, 0 contro 0, niente, abbiamo solo il meno 1, ragazzi, del coso. Pike contro Pike, insomma, qua si equivalgono, meno 1 del... loro sono in esposizione sopraelevata, bicchiere per la grappa, per i dadi, scherzo, ragazzi. Un 4 meno 1, un 3, ma buono. Attacco disordered, andiamo avanti qua. Allora, lui è già disordered, quindi però vedete, è sempre uno 0. Quindi abbiamo anche qua un meno 1, ragazzi. Un 6, meno 1, un 5 che è no result. Proviamo questo, e qua Pike che è disorder però. Quindi abbiamo già un meno 2, meno 1 dell'altura, siamo meno 3. Però abbiamo anche un più 3, perché l'arciere è disorder da là. In più, weapon metric, una chicca del sistema. Pike contro l'archer, ha un più 2. Quindi ragazzi abbiamo un più 2 qua. Che essendo disorder lo facciamo advanced combat. Retired, ragazzi, molto buono. Il fatto è però che, dato la regola speciale del pursuit qua, dobbiamo tirare per verificare se, se mi seguono. Quindi 0-5, però dobbiamo aggiungere un più 2 qua. Ok, quindi niente, sta là, non la insegue, si contiene. L'ultimo qua che speriamo di non fare schifo, perché sennò se dobbiamo ritirarci, dobbiamo ritirarci attraverso questo. È una bella disordered. Quindi anche qua abbiamo un meno 1, ragazzi. Ah, ma grande! 9, meno 1. Abbiamo Defender Disordered e Retreat 1X. Qua avanziamo anche, incredibile. A questo punto direi che proviamo ad andare avanti qua con The Lord Preserva, perché casomai dobbiamo andare via sta roba, e se resta qualcuno facciamo anche dietro fronte con i cavalli, se resta qualcuno. Niente, non ce la fa, un 7, cavolo, lui a 5 è fortissimo, ma niente. Proviamo qua sempre con i baroni, andiamo da... attiviamo il signorino qua del Montfort, non per fare tantissima roba in realtà. Attiviamo, provare a buttare via quello. Prima tanto ci eravamo dimenticato di engage qua. C'è un cambio di vertice e... 1, 2, spostiamo anche lui qua, attacchiamo, dichiariamo questo shop qua e lo risolviamo. Quindi praticamente abbiamo un più 1 perché attacchiamo con il leader qua, abbiamo il coso del carisma, ragazzi. No, 8 più 1, fantastico, perché abbiamo Defender Resolver Retreat 1X. Sì, dai che andiamo, siamo ricacciati giù dal coso, perfetto, siamo costretti ad avanzare. Allora adesso vediamo se riusciamo ad attivare il nostro amico Gloucester. Un 3, perfetto. Allora lui non lo muoviamo perché vogliamo recuperarlo nella rally. Con lui facciamo fuoco qua, facciamo fire là. Abbiamo fatto un 5, lui è disordered, quindi è retired. Va qua vicino allo standardo. Gloucester lo mettiamo qui. Il leader magari lo lasciamo qua però. Ok, siamo obbligati a risolvere i combat qua perché siamo engaged. Quindi il problema, perché qua siamo disorder, ragazzi. Però abbiamo più 1, ma un meno 2. Quindi combattiamo con un meno 1. Un 9, meno 1, ragazzi, 9, meno 1 e Defender Disorder Retreat 1X. Però non possiamo avanzare perché siamo disordered. Allora andiamo qua, e qua abbiamo un più 1. Un 7 più 1, un 8, ragazzi. Un 8, Defender Disordered Retreat 1X. Ah, ma no, Defender Eliminated e continua l'attack perché lui è già disordered. Praticamente lui lo eliminiamo, conseguentemente noi li stiamo su di due. Però lui è obbligato ad avanzare con lo stesso facing e continue attack. Non si becca reaction fire, che è un advance. E quindi facciamo continue attack contro la crossbow. Contro la crossbow abbiamo allora un più 2 qua. E nel weapon matrix un ulteriore più 1. Sarebbe un più 3, meno 1 del continuo d'attack. Un 7 più 2 è un 9, ragazzi, che è disorder, retreat. E noi dobbiamo avanzare. Siamo stati risucchiati nella mischia. Anche ci va tanto bene essere risucchiati così nella mischia. Rally phase, recuperiamo questa che non ha fatto assolutamente nulla e non è adiacente ai nemici. A questo punto qua i Royalist provano a giocarsi il loro... direi seizure opportunity, così magari si attivano Cornwall. La fanno e attivano Cornwall. E tante disordered, ma intanto qua prova a dare una bella strata a quello. La palestra ha un più 2 essendo agitata di 1. Poi direi che qua facciamo
così. Qua tentiamo con lui di tirare qua, dato che è già disordered. Un 2, niente. Qua con Cornwall, qua tentiamo di fare questo discorso. Lui è già disordered, non ci conviene tirare. Sì, proviamo ad andare qua, anche se ci becchiamo reaction fire, quello che sia. Siamo solo disordered, era meglio non farlo. Qua invece proviamo a fare questo discorso così. Dichiariamo sti shock e andiamo a risolvere, dai. Cominciamo da questo. Qua abbiamo un più 1 e anche un più 2 perché siamo sul fianco. 2 più 3 è 5, defender retired. Allora vediamo vedere se lo inseguono. Un 8, sì, e lo inseguono. Considerato eliminato. E lui va via al campo di battaglia senza essere considerato eliminato. Intanto i baroni vanno su di 2. Siamo 4 a 2 per i royalists. Cornwall ha un più 1, ma è anche un meno 1 dell'altura. Quindi 0, fatto un 4. Un 4 è un no result, non succede un cavolo. Sono ingaggiati. Hanno un meno 1, forte, e un meno 1 dell'altura. Quindi un meno 2. Attacker disordered, retreat 1x. Qua invece abbiamo un più 2 ma siamo disordered, quindi anche un meno 2, un meno 1 dell'altura. Quindi abbiamo un meno 1, però abbiamo un più 2 perché è pike contro archer, quindi un più 1 in realtà. 4 è non risolto. Andiamo ad attivare la battle del King Harry in the third. Un cavolo. Buon, tocchi i baroni. I baroni secondo me potrebbero attivare Seagrave con la free activation. Lo standard qua, facciamo una Seagrave, tanto però per le scatole qua sta gente, tanto potrebbero attivarsi con la Unsteady Troops qua, potrebbero disordinare, provo qua, poi con l'Archer potrebbero provare a colpirlo addirittura, lui non può controcaricare perché è disordered, proviamo a fare questo discorso, bomba, 8 è eliminated ragazzi, eliminated, e sono 3 point pesanti questi, 3 point, una flight point track, vediamo fare questo discorso qua allora, stesso discorso, lui non può controcaricare perché è disordered, questo è già disordered, quindi loro non li muoviamo, andiamo a fare questo shock qua, che siamo 2 contro 1, allora abbiamo meno 1, perché lui è un in Mertar, però abbiamo un più 4 perché attacchiamo da più lati, anzi un più 3, tanta roba, bomba, il più 3 vedete la roba, quindi eliminated, continua ad attack, fantastico, altri 3 points, stiamo andando a prendere i punti dove non dovremmo prendere i punti, vabbè, dovremmo avanzare mantenendo il facing, rally phase, vediamo questo, direi di tornare, allora il Montford praticamente è un po' in scacco perché bisogna vedere cosa fa King Harry the Third qua, lo portiamo avanti così poi beneficiano dell'iniziativa anche gli amici, quindi facciamo un 2 3, facciamo un discorso di questo tipo qua, adesso proviamo ad attivare Harry qua, abbiamo più 1 per meno, vabbè perfetto, siamo dentro qua ragazzi, proviamo a fare sporca, andiamo a battere la cosa del re, tentiamo di andare avanti qua insomma, anche se tocca abbandonare la position, ok, dichiariamo sti shock che sono questo 2 contro 1, 4 di più lati, più 5 che siamo in 2, più 6 del carisma, ragazzi direi che quello fritto 5 più 6 1000 e quindi eliminated, continuo d'attack, baroni su in vantaggio 10 a 4 allora il continuo d'attack noi potremo farlo questo truppino qua senza mandare troppo avanti Harry che dopo non ci resta ingolfato, sì, forse è una mossa vincente, vai avanti tu, risolviamo sto continuo d'attack, quindi è un meno 1 però c'è un più 4 qua ragazzi e un ulteriore più 2 perché questo è un archer, non siamo un pike, quindi più 6 e un ulteriore più 2 perché retire, quindi è già 8 o più, non serve neanche che tiriamo perché 8 più è il massimo, è defender eliminated, continuo d'attacco ancora, una bomba, quindi andiamo a 12, questo qua diventa continuo d'attacco per 2, allora andando continuo d'attacco qua, noi possiamo muovere immediatamente lo standardo, oh ci piace, allora questo lo teletrasportiamo tipo agli US, proprio lo mandiamo qua la rosa di 20, allora loro due devono immediatamente testare e per vedere se sono eliminati, se li seghiamo le gambe questa roba, se fanno più di 5 sono eliminate, 8 eliminata ragazzi, vedete che roba, quindi altri 2 points, proviamo l'altra, ce ne va anche questa, la situa è così adesso, i baroni stanno in vantaggio proprio alla grande, molto bene, adesso in poi si può anche cominciare a tirare, i royalist rottano al 22, ma l'iniziativa ancora dei cosi, dei baroni, vediamo se attiviamo un altro battle, tutto qua proviamo ad attivare Gloucester,
un 8, però niente, cioè, volevamo troppo. E i cosi attivano il re, per forza, dai, se no ciao. Allora, balestriere, fa fuoco qua col più 2. 5, appena, vabbè. Tanto è disordered, quindi facciamo così, dichiariamo gli shock, vero? Questo, questi due contro questo e questo contro questo. Cominciamo con lui contro quello. Quindi abbiamo un più 1 e più 3 perché siamo dal retro, quindi è un più 4. 7 Defender retired. Devo tirare quindi per il pursuit. Lo inseguiamo. Quindi lui è eliminato. Però anche la nostra va via nell'inseguimento. Boh. Quindi vediamo questi due contro il figlio del Montfort. Quindi abbiamo un meno 1 l'altura. Più 1 perché siamo in 2. Quindi 0. Però abbiamo un meno 1 qua. Ci ha respinto. È disordered. È retreat 1x. Dimmi il furore del figlio del Montfort. Bene, ci resta questo. Abbiamo un meno 1 e un meno 2 dell'altura e del weapon matrix. È un 7 qua. Stavolta lo facciamo disordered. Questo è disordered. Tentiamo di fare qualcosa sto Lord Prince Edward, perché beh, che praticamente si è perso, non ha partecipato alla battaglia come è stato, però non li ha neanche buttati via sti qua. Quindi 5 o meno. Un 9, incredibile, questo qua non riesce ad attivarsi, sempre impegnato là a seguire sti poveracci. Qui la palla balza i baroni di nuovo. E direi che attiviamo ancora quella del Harry Montfort. Direi che andiamo col Montfortino. Quindi free activation. Tentiamo di fare più morti possibili. Che qua è possibile mandarli quasi in rotta. Un tiro di dado fatto bene. Allora vai con gli archer. Uno e tiriamo qua. Un 7, fantastico ragazzi. Disordered. Allora questo va qua e tiriamo sempre qua. A 2 abbiamo 0. Un 7. Eliminated ragazzi, eliminated, eliminated. Fantastico, più 2. Siamo 18. Allora qua proviamo ad andare in corpo a corpo così e dichiariamo gli shock. Ovviamente questo con lui non siamo obbligati, non era ingaggiato, non vogliamo dare il meno 2 del disorder. Quindi abbiamo un più 1 e superiorità, un più 1 del carisma, siamo a 2 e più 4 perché siamo in più fronti, 6 e meno 1 della corazza, quindi 5. Un 8, quindi Defender Disorder Retreat 1x. Andare qua per forza e direi che siamo. Boh, Rally Phase, questo non è adiacente nemico. Oh, non ha fatto niente. Boh, per i baroni non tiro, tiriamo per i Royalist. Per dopo la free activation, vedere raggiungere gente alla rotta. Vediamo qui i valori, sono a 18, a 22, loro vanno via. Un 4. 18 più 4 ragazzi, 22, invece i baroni ragazzi, 6 sarebbero a 12. Vittoria dei baroni qua praticamente, non c'è stato niente di epico, ma neanche niente di etico. Prince Edward è andato a farfalle contro i cosi e qua i baroni sono tenuto duro e hanno preso anche lo standard i Royalist in realtà, quindi cosa hanno combinato, il Montfort ha fatto la situazione, però non c'è stato il completo sviluppo storico, però una falsa riga, sì dai, anche ok, magari condizionata dal mio modo di giocare, perché non è che ho forzato la mano a fare robe gaming, ma questa battaglia la conosco. Comunque questo è quanto dagli US, è tutto. Bene ragazzi, qua da Lewis tutto, non abbiamo più un cavolo da dire, però il video è stato di intrattenimento. Questa era Norman Conquest, battaglia di Lewis, serie Man of Irons. Invece io sono stato James, questo era Winter Quartering. Mi raccomando, per non subire qua l'inseguimento, il pursuit del principe Edward, arrabbiato, pieno di furore. Iscrivetevi al canale, vi piace il video, che mi date una mano e noi ci vediamo alla prossima per altre storie, robe e interlazzi vari. Nel frattempo fate i bravi.